Questo programma è offerto da Allora, auguri. Auguri per Tamara. Auguri anche a te. Ciao. Salendo. Auguri, tanti auguri. Ma soprattutto a te. Augurissimo. Ciao. Se la settimana scorsa la parola d'ordine era riscatto, da un lunedì all'altro si può certamente constatare con sommo piacere che l'Avellino sa reagire. Non una sola volta, perché i lupi, dopo ogni cocente sconfitta o delusione o passo falso, come dir si voglia, sono sempre riusciti a reagire e a togliersi lo schiaffo dalla faccia. Vedi il KO di Bari, subito incerottato con la vittoria sulla Vibonese, vedi il pareggio di Monopoli, guarito con il successo sul Potenza, e vedi il 3-1 di Catania, rimediato con la vittoria, seppur non spettacolare ma concreta, di ieri sulla Virtus Francavilla. Gli uomini contati, perché bisogna dire le cose come stanno: l'Avellino sta regalando De Francesco e Carriero in mediana per quantità e qualità, Bernardotto davanti che si è fermato nel suo momento migliore, e alcuni acciaccati come Marco Silvestri, Laezza che non è pronto ed Enrico che ancora non si è visto. Non è semplice, ma il tempo di badare a questi fattori è pochissimo. C'è una festa da rovinare, nel senso buono, senza malizia, sabato pomeriggio a Terni, dove alle ferie basterebbe anche perdere con un gol di scarto per festeggiare la meritata promozione in Serie B. Ai lupi però il compito di complicare almeno la vita alla corazzata di Lucarelli, facendogli sportivamente tanti auguri per il traguardo oramai raggiunto. Ecco, noi il pre-gara tra Braglia e Lucarelli ce lo immaginiamo proprio così. I Renzi, centro nord, nord ovest, nord est, a Padane. Sciogliete l'Italia, ma auguri! Auguri a te di più! Ti sto pregando! Ma sempre di più! Fermi a te! Con tutto, proprio! Salerno, Salerno, va a far culo! Vabbè, immaginiamo che sia questo il pregara di Ternana Avellino, non proprio, con qualche bip in più. Buonasera, ben ritrovati a Contatto Sport. L'Avellino vince contro la Virtus Francavilla 1-0, non una partita spettacolare ma concreta, con i lupi di Braglia che badano al sodo. Buonasera a voi, buonasera Leonardo D'Avenia. Ciao Pellegrino, buonasera, ben ritrovato. Immagino che i bip in più siano dovuti anche al tenore delle parolacce che potrebbero essere dette tra i due allenatori prima della partita. Buonasera e ben ritrovata ad una sgargiantissima questa sera Alessandra Vaccaro. Ciao Alessandra. Sì, Leonardo, è primavera, penso sia doveroso iniziare ad usare qualche colore in più. Stasera non è il verde, però vi prometto che nelle prossime puntate, magari durante i playoff, lo farò di nuovo. E prima di presentare i nostri ospiti, sempre come al solito, spot break. Bentornata, signora Francesca. Come possiamo aiutarla? Sii energia. Per noi siete persone, non numeri. Un collega, un giornalista e un grande appassionato di Avellino con noi stasera qui per parlare di Avellino, appunto, Cleo Murino. Buonasera Cleo. Ciao cara, grazie per l'invito, un saluto a tutti. Esordio assoluto per Cleo. Sì. Si studi, è un piacere, è un piacere. È un piacere che l'esordio sia avvenuto stasera, poi, che è anche un bel momento. Certo. Per continuare abbiamo in collegamento Skype un ex giocatore,
ex allenatore dell'Avellino, stasera con noi Franco Colomba. Buonasera mister. Buonasera a voi. Buonasera. Grazie di essere con noi. Per presentare invece il prossimo ospite, che è naturalmente un tesserato dell'Avellino, lo so che tanti di voi avranno già sbirciato sui social, non lo presento dal punto di vista tecnico perché non se lo merita, visto che si è fatto attendere più di braglia. Guardiamo la scheda. Palermitano di nascita, campano di adozione. Sì, perché a giudicare dalle performance, e non solo al Partenio, ma anche per quelle canore, ad Avellino si è ambientato bene. Stasera c'è Morim, mandama posizione, sovrana, via! Mandama posizione. Diciamo che la sua posizione in campo la conosce e difende. Santo D'Angelo è sicuramente uno dei perni dell'11 di Braglia. Il centrocampista è tra i migliori d'Italia, ma nel calcio moderno i ruoli lasciano il tempo che trovano per lasciare spazio invece alla bravura. Sonny infatti non solo fa girare la palla, come si dice nel gergo calcistico, alla perfezione, ma fa anche gol. In questa stagione con la maglia dell'Avellino ne ha messi a segno 9, di cui 5 rigori. È il centrocampista più prolifico del girone C di Lega Pro. Dopo aver iniziato il ritiro estivo con Livorno, l'ha chiamato l'Avellino e gli è bastata qualche ora per approdare in terra irpina. Ma prima di arrivare a questi numeri e in questa piazza, ha girato in lungo e largo la penisola, partendo proprio dalla sua Sicilia. Sonny ha mosso i primi calci nel mondo del pallone proprio nel Palermo, dai Pulcini agli allievi ha vestito la maglia rosanero, salvo poi essere allontanato dal settore giovanile per la sua statura fisica. Infatti non è stato aggregato alla primavera. È ripartito da zero, anzi dall'eccellenza, con l'Atletico Campofranco nella stagione 2012-2013, con 20 presenze e 2 gol. Già allora ha fatto la differenza. Da lì in poi, Noto, Matera, Fondi, Sicola, Leonzio, Livorno, dove ha poi esordito in B, e Potenza, prima di arrivare ad Avellino. Dicono di lui che è un giocatore di Serie B. Chissà che non è proprio lui l'uomo della promozione. Buonasera a Sonny D'Angelo. Buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutti. Forse troppi complimenti, te li meriti? Spero di sì. Ah, se li merita, se li merita. Se li merita. 9 gol in campionato, Sonny D'Angelo. Partiamo subito, insomma, con la domanda secca sulla partita di ieri. 3 punti importantissimi, avete un po' rifiatato, gestito nel secondo tempo, però era importante, insomma, portarli a casa questi 3 punti. Sì, sì, la cosa fondamentale era. Dovevo vincere per confermarci, per portare più avanti possibile questo secondo posto. Dopo la prestazione che c'è stata con Catania non potevamo fallire. Cleo, la partita di ieri è l'esempio lampante di quando si punta alla vittoria senza troppi fronzoli, perché poi alla fine sono i 3 punti quelli che pesano di più, possono arrivare con il bel gioco o meno, ma l'importante è mettere punti importanti in cascina in questo momento. Ma io naturalmente saluto Franco Colomba, che io solamente a vederlo, sai, i tanti ricordi sia da calciatore che da allenatore qua ad Avellino. Cioè Franco per me è stato uno degli idoli praticamente dell'Avellino Calcio. Lo trovo ancora in splendida forma e lo saluto affettuosamente. Grazie. Per quanto riguarda l'Avellino, niente, l'Avellino è sceso col piglio giusto come nelle ultime partite. Sabato la partita a Catania che è stata un po' particolare. L'ho visto, ormai parliamo di una squadra che è compatta, cioè i suoi schemi, la sua filosofia di gioco. Secondo me non ha trovato molte difficoltà nella prima parte della partita, diciamo, perché ha giocato con, diciamo, col piglio giusto e con la voglia di dimostrare praticamente di essere una squadra che punti in alto. Francavilla ci ha molto subito il primo tempo, perché secondo me, oltre il calcio di rigore, di andare in vantaggio per un gol, potevamo farne anche qualcun altro. Poi dopo il secondo tempo, diciamo, l'Avellino ha incominciato un po' a calare già dalle prime battute. Francavilla ha preso un po' di coraggio, poi all'ultimo, diciamo, negli ultimi 20 minuti ha avuto un crollo, diciamo, almeno in 4-5 uomini. Dicono il caldo, non lo so se sia stato il caldo o meno, perché anche la squadra avversaria naturalmente ha sofferto il primo caldo. Però mai pericoloso, diciamo, però il Francavilla, ecco, però non è stato mai pericoloso il Francavilla, e ormai, diciamo, oltre a chiudere le partite, come tutti gli allenatori, Franco ne dirà qualcosa,
si devono cercare di chiuderle, ma le partite si possono vincere anche 1-0, cercando di mantenere il risultato. È ciò che l'Avellino e Braglia sa fare bene. Però prima di andare avanti facciamo un riassunto dell'ultima partita attraverso il pezzo commento. La parola riscatto nelle corde dei giocatori dell'Avellino, la Virtus Francavilla viene sconfitta per 1-0, una gara senza troppe sofferenze per i biancoverdi. È vero, alcuni momenti della partita ricordavano quella vista contro il Monopoli, ma la squadra è rimasta concentrata. Il primo tempo ha visto la squadra di Braglia destreggersi bene in campo, arrivando vicino alla rete in più occasioni. Santaniello, solo nel primo tempo, ha mostrato tutte le sue qualità, mettendo in serie difficoltà la formazione pugliese. Peccato però che sia mancato un po' di freddezza sottoporto da parte del numero 9. Il centrocampo, con l'innesto di Rizzo, si è mosso bene. Aloy è riuscito in più occasioni a bloccare gli avversari. Il calcio di rigore nasce da un fallo procurato da Sonny D'Angelo e il migliore in campo è stato Agostino Rizzo, ed è proprio quest'ultimo a aver entusiasmato i tifosi, mettendosi in mostro con un paio di ottime giocate. Ma il caldo e la stanchezza nel secondo tempo hanno fatto la differenza. Se nella prima frazione di gioco l'Avellino ha fatto una gara in crescendo, nella ripresa la squadra è apparsa più stanca. La Virtus Francavilla ha provato ad affacciarsi in avanti, ma la linea difensiva si è mostrata solida, compatta, con Gabriele Rocchi chiamato a sostituire l'assente Silvestri. Una buona prova che mostra continuità nelle prestazioni al di là della debacle di Catania. I biancoverdi adesso dovranno rimanere concentrati per arrivare a Terni nella migliore condizione possibile, cercando di conquistare punti fondamentali per affermarsi al secondo posto e magari cercando di rimandare la festa della Ternana ancora di qualche giorno. Col cuore si vince, una vittoria, come dicevamo prima, molto preziosa. L'Avellino ha resistito nel secondo tempo, anche se la Virtus non è stata mai proprio pericolosissima. Mister Franco Colomba, vittorie di cuore, vittorie concrete queste per la classifica a questo punto della stagione. Sì, direi che sono vittorie all'insegna anche di quello che l'atteggiamento e il modo di interpretare il calcio di Piero Braglia, insomma, perché alla fin fine conta quello, conta il risultato, specie quando si fa sempre più vicino alla fine del campionato. E allora è inutile stare a voler dipingere calcio, a voler inventare cose strane, bisogna badare al sodo, e così è stato, insomma. Quindi devo dire che la partita, io ho visto i riflessi filmati, mi sembra che non abbia mai corso rischi la squadra, quindi credo il risultato sia giusto, sia normale anche accusare un po' di stanchezza. Non dimentichiamoci che è una squadra che, giocando ogni tre giorni, avendo parecchi assenti, ha patito fin dall'inizio tante mancanze, o per Covid o per infortuni, quindi non è semplice giocare ogni 3-4 giorni. E allora devo dire che è stata una rincorsa a questo secondo posto decisamente strepitosa. Non si è ancora conclusa, però diciamo che le premesse sono ottime. Sonny, sono state tante le volte in cui in questa stagione sei stato indicato come il migliore in campo. Tra l'altro fai parte anche di una classifica di centrocampisti tra i migliori d'Italia. Ieri però c'è stata una bella prova di un tuo compagno di squadra, tra l'altro con cui sei arrivato qui ad Avellino, di Agostino Rizzo. Ma io vorrei sapere dentro di te che pensi, ha giocato meglio tu o meglio lui? Meglio lui tutta la vita. No, sono veramente contento per la prestazione che ha fatto. Lo conosco fin da piccolo. L'anno scorso ho avuto la fortuna di giocare con lui a Livorno. Poi, per un fatto o per un altro, io sono andato a Potenza, lui è venuto qui ad Avellino. Per fortuna ci siamo ritrovati. Ma sono veramente felice perché non ha mai mollato. Era 4 mesi che non giocava dall'inizio e secondo me ha fatto un partitone. Sono Tra veramente felice per lui. Forse nel tuo caso, visto che la prestazione è sempre a livelli molto alti, si nota appena c'è un minimo di stanchezza. E forse ieri in alcuni momenti un po' si è visto, non che non abbia fatto una buona prova assolutamente, però è anche il momento della stagione, il caldo, come diceva Cleo prima. Sì, siamo partiti forte, tutto il primo tempo li abbiamo presi alti, c'è stato un primo tempo veramente dove andavamo forte. Poi il caldo l'ho sofferto, devo dire la verità, è stato il primo caldo vero, un po' con le gambe l'ho sentito. Anche se Cleo dovrebbe essere abituato al caldo palermitano, che forse è più chiaro, forte di quello irpino, immagino. Il problema è che è già 10 anni che sto fuori.
No, ma niente, parliamo di Sonny, è un ragazzo che a me sinceramente quest'anno mi ha colpito moltissimo, è stata una delle sorprese per me, perché prima di tutto era un ragazzo che io non conoscevo come, sinceramente, come calciatore, però adesso a 25 anni questo dovrebbe essere l'anno della consacrazione calcistica per te. Perciò dico, oltre a quello per l'Avellino, e dare tanto per la squadra, per l'Avellino, ma anche per te stesso, perché quest'anno penso che sia un anno importante. E tu fino adesso non hai deluso, perciò mettici tutta la grinta possibile per arrivare fino in fondo in splendida forma. Ecco, io volevo approfittare anche della presenza di Mister Colomba, perché c'è una foto social, no, che possiamo far vedere, così la commentiamo tutti insieme per far vedere quanto è unita la famiglia US Avellino, perché i ragazzi hanno messo una foto, insomma, per festeggiare la vittoria di ieri, e c'è stato qualcuno che li ha bacchettati, no, non bacchettati, ma li ha avuti, insomma, li ha voluti un po' frenare. Fate i bravi che la strada è ancora lunga. Ecco, la firma è di Salvatore Di Somma. Ha commentato anche Giovanni D'Agostino, e Salvatore Di Somma ha scritto: anche tu fai il bravo. Ecco, quindi Sonny, l'importanza della figura del direttore Di Somma, poi andiamo anche, sì, da Franco Colombo. Sia il direttore che il mister ci tengono sempre sulla retta via, quindi anche quando mettiamo una foto, una cosa, loro ce lo dicono subito. Mister Colomba, Salvatore Di Somma è l'arma in più, può essere l'arma in più di questo Avellino? Beh, diciamo che è la bandiera che sventola da decenni, e quindi quando c'è una bandiera c'è la sicurezza che le cose vengano fatte al meglio delle possibilità, e perlomeno si cerca di fare il meglio. E mi sembra che quest'anno decisamente abbia imbroccato tutto, inizialmente qualche difficoltà, qualche problema, sappiamo che è una piazza calda, calorosa, quindi c'è sempre la voglia di primeggiare, quindi nelle indecisioni, nei momenti difficili ci può essere qualche mugugno, ma poi, come per incanto, se la squadra dimostra di essere com'è forte, la piazza poi ti porta sulle spalle e si va tranquilli. Quindi Di Somma è stato principale artefice insieme all'allenatore e al presidente della costruzione di questa squadra, quindi sono contento per lui perché so quanto ci tiene. Mister, quindi maledetta Serie B nel suo caso, e speriamo Galeotta Serie B, perché sicuramente questo Avellino si merita scenari migliori. Sì, ma Avellino, insomma, la C, visti trascorso il passato, deve essere un campionato così, doveva essere di passaggio, poi invece ci si accorge che le difficoltà in Serie C sono tantissime. Riuscire a riconquistare la B, secondo me, può essere quel trampolino che manca da tantissimi anni, che con una società forte come questa e le capacità che ci sono, può essere raggiunta con la Serie A che insomma tutti quanti desiderano, no? Però la Serie B credo che sia il campionato importante dove l'Avellino, ripeto, con una società forte come questa possa primeggiare. Ma può farcela quest'anno l'Avellino? Anche con la batteria dei playoff? Può farcela, certo, facendo i playoff da seconda ovviamente c'è un qualche vantaggio in più, no? Meritatissimo, perché quando vedi che i gol fatti sono seconda, nei gol subiti è seconda, insomma tante piccole cose che testimoniano che è meritatissimo questo secondo posto. Allora bisogna fare di tutto per conquistarlo, anche se le possibilità ci sono, per la verità, e poi sfruttare quei piccoli vantaggi. Ci sono anche dei nomi importanti in questi playoff, per cui non sarà facile, insomma. È molto lungo come percorso, prima da spettatore e poi da partecipare, quindi ce la può fare, perché la piazza è quella che può spingere anche col proprio entusiasmo. Io mi auguro che possano essere aperti, non dico al 100% gli stadi, ma anche in piccola parte, insomma, che possa dare il suo contributo anche alla gente, non solo alla televisione ma anche in campo. Ecco, tra l'altro noi sappiamo, Leonardo, che c'è un esercito pronto da bianco-verde. Sì, qualche colpo è già stato sparato, quindi, anche perché so di solito sei tu, Sonny. Carriero l'avete bloccato. Penso che se li meriti tutti i commenti, comunque. Sono tutti prontissimi, da quello che secondo sappiamo. Secondo te il primo commento da parte di chi è arrivato? Silvestri.
Silvestri, c'è il padre di Silvestri, Mauro, che scrive: buonasera ragazzi, saluti a Sonny, al Palermo ora si muzzicano i Rita, ci scrive il padre di Luigi Silvestri. Tra i tuoi compagni il primo a scriverti è Pasquale Pane, che scrive: Sonny, ieri abbiamo giocato, come mai non sei venuto? Vedi? Sono terribili, Pellegrino, noi l'avevamo detto. No, gli avevamo fatto una battuta prima a telecamere spente, quindi la battuta può diventare, attenzione, poi ci sono le pagelle. Però in tua difesa c'è un tifoso, Luciano Crescitelli, che scrive: meno male che non venendo ha conquistato il rigore nel primo tempo e l'espulsione avversaria nella ripresa. Bravo. Figurati se giocava. Ok, meno male. Bene. I tifosi. C'è chi mi difende. Già si stava arrabbiando, Ma poi con Pasquale ne parliamo domani. Vabbè, cose vostre, queste non ci interessano. È bello grosso comunque. No, non fa paura. Insomma, Sonny D'Angelo si procura il calcio di rigore, lo realizza Riccardo Maniero. C'è una foto che abbiamo di Maniero, che è stato premiato ieri per le 400 presenze tra i professionisti. Eccolo qua, in mezzo al presidente Angelo Antonio D'Agostino e all'amministratore unico IDC Giovanni D'Agostino. 400 presenze tra i professionisti, 100 gol con la maglia dell'Avellino già festeggiati qualche settimana fa. Sonny D'Angelo, insomma, Riccardo Maniero, non dobbiamo presentarlo noi. C'è questa alternanza, no, sui calci di rigore, ed è bello vedervi anche abbracciare dopo che, insomma, vi scambiate questo pallone che non sappiamo mai chi calcia alla fine. Sì, vabbè, il mister da qualche partita mette Riccardo come primo rigorista, io secondo, però poi ci mettiamo d'accordo, magari ne calcia uno lui, uno io, ci alterniamo, quindi ci va bene entrambi. Cleo, fin quando facciamo i gol. Anche perché Cleo, sta tornando un po' il leitmotiv che io non sentivo da un po' di anni, dal campionato con il Perugia in Serie C, che ti dice: ma l'Avellino danno un sacco di rigori. Quest'anno sta ritornando questo leitmotiv, e la risposta è sempre la stessa: per avere i rigori devi arrivare in area. Ecco, vuol dire che l'Avellino in ogni caso in area di rigore c'entra anche spesso e volentieri, diciamo, sia con gli attaccanti ma anche con i centrocampisti. Sei nelle ultime cinque giornate, sì. In totale, ma non... una decina, doppia cifra. Ma non mi sembra, non è che voglio essere di parte, ma non mi sembra che ci sia stato regalato qualcosa. No, anzi, a Catania abbiamo visto praticamente che ci hanno negato, cioè, per me un calcio di rigore netto. E l'espulsione poi si prende. No, insomma, gli episodi ci sono stati. Sonny, Mr. Braia ieri soddisfatto negli spogliatoi, non riusciamo mai a capire. Era contento. Il contrario di solito. È stata una partita che abbiamo fatto tanta fatica il secondo tempo, ma eravamo contati. Quindi lui anche dalla panchina ci diceva di stringere i denti e di portare il risultato a casa. Ce l'abbiamo fatta, quindi eravamo tutti felici. Lo ascoltiamo allora, Mr. Braglia, questo piccolo estratto, no, della conferenza stampa del post-gara. Mr. Braglia su Avellino Virtus Francavilla. Primo tempo, stato un buon primo tempo. Onestamente siamo riusciti a fare quello che avevamo provato per non farli palleggiare. Che loro hanno una squadra molto brava nel far girare la palla. Noi abbiamo fatto determinate cose per non farglielo fare, per cercare di essere molto più aggressivi in avanti. Mi è dispiaciuto perché abbiamo avuto anche altre occasioni per poterla gestire meglio nel secondo tempo, non ci siamo riusciti. Poi nel secondo tempo è normale che siamo calati, anche perché i cambi erano quelli che erano. Cioè Adamo non stava bene. Rizzo penso sia la prima o la seconda o la terza partita che fa da titolare, ma erano mesi che non giocava, perciò bisogna solo fargli complimenti. Rocchi sarà stato un mese e mezzo. D'Angelo era cotto veramente, perciò secondo me abbiamo fatto una partita di sacrificio nel secondo tempo, la potevamo chiudere, abbiamo rischiato poco e niente, però non è che gli si può chiedere di più a questi ragazzi. Onestamente io credo che ci hanno messo tutto e di quello che avevano dentro ce l'hanno messo. Bisogna solo veramente ringraziarli per come si stanno comportando. Perciò veramente sono stati, per me sono stati bravissimi. Cleo, si è sbottonato abbastanza, Mr. Braglia. Sono stati bravissimi finora, non l'aveva mai detto. Bastone e carota, no? Il mister. E certo, io al contrario di tanta gente, anche io, diciamo, all'inizio campionato, naturalmente Braglia, sono stato contentissimo del suo arrivo, però è partito bene, poi abbiamo avuto dei problemi sicuramente col Covid e tutto, però come se non trovassimo ancora
proprio una fisionomia a questa squadra. Però sono stato sempre convinto che alla fine ci avrebbe portato praticamente, cioè il suo scopo di raggiungere un determinato obiettivo ci sarebbe stato. Non lo so negli spogliatoi com'è, però a me mi sembra uno che non si fa passare, diciamo, la mosca sotto Cleo, ma infatti l'impressione che dà Braia dall'esterno, che poi è quella che hai avuto tu, è quella proprio di tranquillità, di stare sereni, cioè ti fa un po', ti protegge sostanzialmente. Sonny, è vero? Ti senti protetto? Sì. Ma il mister è anche una persona eccezionale, scherza con noi, sta nello spogliatoio, ci divertiamo, quindi... Poi quando c'è da lavorare però si lavora. Immagino, ma quando dice che sei cotto che vuol dire? Ci dobbiamo preoccupare? No. Già ho recuperato. Ah, perfetto. Ma poi è giusto che per un allenatore i suoi giocatori siano sempre migliori. Certo. Ieri forse è pesato un po' in più, Cleo, il fattore Covid, che probabilmente avesse avuto in panchina delle alternative, Sonny, Cotto, per stessa missione di Mr. Braia, probabilmente avrebbe lasciato il campo. Ieri probabilmente il Covid si è fatto sentire da questo punto di vista, tenendo fuori De Francesco e Carriero. Ma sicuramente, perché noi dobbiamo dire che forse Di Francesco è stato forse una delle, tra virgolette, finora un po' delle delusioni maggiori di questo Avellino. Diciamo sottotono forse. Sottotono. Diciamo non ha mai, diciamo, effettivamente preso, diciamo, la squadra per mano. Però è un ottimo giocatore e anche sta dando il suo contributo. Carriero sinceramente è una grossa mancanza, perché è un giocatore che da quando è arrivato Avellino ha fatto dare, cioè ha dato più solidità alla squadra del centrocampo. Per il fatto di Sonny Cotto, ma io dico solamente gli ultimi 10 minuti, perché poi dopo lui aspettava il cambio e gli ultimi 10 minuti non arrivava mai. Poi dopo penso che quando sei infortunato Maniero praticamente. Sì, inizialmente dovevo uscire io. Come diciamo prima, Riccardo gli sono venuti i crampi. Come diciamo prima anche a microfoni spenti, il fallo che lui ha fatto nella metà campo avversaria è stato proprio per stanchezza, per mancanza di lucidità, che si è beccato l'ammunizione. Allora, De Francesco e Carriero, notizie di pochi minuti fa, insomma, ancora positivi purtroppo per l'Avellino, bisognerà attendere ancora qualche giorno per provare il miracolo, no? Riaverli almeno a disposizione contro la Ternana. Mister Colomba, ci salutiamo con un augurio, no? Un auspicio per l'Avellino, secondo in classifica, andrà a fare sicuramente i playoff, speriamo di poter essere la mina vagante di questi playoff. Ma mica tanto mina, diciamo che ai playoff l'Avellino può recitare un bel ruolo, Ripeto, mi piacerebbe col pubblico sugli spalti, se sarà possibile questo lo vedo protagonista assoluto, dico la verità. E poi è una buona squadra da rendimento, ritrovare la condizione fisica ottimale, prepararsi bene ed essere brillanti. Questo Piero, tra l'altro Piero lo conosco bene perché abbiamo la stessa età, abbiamo fatto il militare insieme, lui giocava alla Fiorentina, ragazzo simpaticissimo, divertente e rognoso anche, perché rognoso nel senso buono, perché quando c'è da battagliare è uno che battaglia volentieri, però è anche una simpatia unica, da buon mare in mano. Quindi in bocca al lupo all'Avellino, a tutti, a Sonny D'Angelo che è qua, e ritrova la condizione che bisogna spingere. Grazie mille a mister Franco Colomba, sempre un piacere mister averla con noi, grazie mille. Grazie a mister Colomba. Allora ragazzi, dobbiamo dare qualche minuto alla regia per preparare una cosa, no, per Sonny D'Angelo. Vogliamo procedere con il sorteggio per quanto riguarda indovinare il risultato, così diamo anche voglio il tempo. Voglio fare in maniera disinvolta senza che... No, prendiamo l'ampolla magica. Nel frattempo, c'è anche l'uovo ufficiale dell'Avellino. Avellino. Presso lo store dell'Avellino in via Canavira lo trovate, maxi sorpresa all'interno dell'uovo di Pasqua, insomma poi lo abbiamo sempre anche a Stato anche Studio. Anche altre offerte sui prodotti dello store. Tantissime le offerte. Volevo farmi perdonare. Procediamo. Dopo l'uovo di Natale dell'altra volta. Possiamo procedere con il sorteggio dei 3 vincitori della sciarpa per chi ha indovinato il risultato di Avellino Virtus Francavilla 1-0 e sono davvero tanti. Il primo vincitore, il primo estratto è Mattone 08, ho sbirciato Matteo Barbarisi il nome e il cognome. Meno male che non ho Mattone sbagliato il nome. Mattone 08 stasera. Il primo vincitore, vediamo il secondo. C'è sempre una certa tensione quando c'è questo sorteggio,
Luigi De Niro Infante. Luigi De Niro Infante, secondo vincitore della... Dobbiamo fare una cosa che non abbiamo mai fatto, vuoi farla estrarre a sonno? Ah, sì, questa è una bella idea, eccolo qua. Il bandolero, non l'avevamo ancora detto oggi, in diretta. Terzo estratto. Michi Altieri. Okay. Michi Altieri, immagino che sia Michele Altieri. Michi Altieri, terzo vincitore. Allora, Mattone 08, Luigi De Niro Infante e Michi Altieri, tre vincitori della sciarpa ufficiale dell'US Avellino. Andate allo store a ritirarla. Nel frattempo, Leonardo, lo lanciamo, l'indovina il risultato? Sì, per naturalmente l'attesissima sfida di sabato contro la Ternana. Sappiamo benissimo che in Umbria stanno aspettando questa partita per poter festeggiare proprio contro l'Avellino. Contro l'Avellino, la promozione in Serie B, e quindi anche voi tifosi sbizzarritevi con i pronostici per quanto riguarda il risultato di questa partita. In palio, come sempre, la sciarpa dell'US Avellino offerta dallo store ufficiale dei Lupi. Perfetto, adesso voglio far vedere una cosa, ma l'avete vista praticamente tutti, no? Perché Sony D'Angelo, come da tradizione, ad ogni vittoria, ad ogni gol, intona una canzone, l'abbiamo già visto nel pezzo nella scheda di presentazione. Prego la regia di far vedere questo video. Che uno è l'ultimo. Stai facendo un po' Chiambretti stasera, sì. Prego. Stasera c'è Morim, manda una posizione, sovrana tua, non voglio sapere niente, stasera c'è parola. E allora, questi sono Salvatore Aloy, Agostino Rizzo, Simone Ciancio e ovviamente Sonny D'Angelo. Ci spieghi velocemente come nasce questo tormentone, e la canzone tra l'altro è di Enzo Barone, che si intitola Non voglio sapere niente. Cioè, quando nasce, come nasce? No, ma ne sentiamo tante durante il giorno, soprattutto con Manolo, Adamo, che è sempre con me in macchina, lo porto ovunque, al campo, in albergo, è un po' il mio fratellino. È stata così, è partita questa canzone, la sapevamo entrambi, abbiamo iniziato a cantare e poi dopo ogni partita che vincevamo facevamo questa storia. No, perché c'è qualcuno, eccolo qua, non so se lo riconosci, che ha qualcosina da ridire a tal proposito. Enzo Barone, buonasera! Salve, buonasera! Grazie mille di essere con noi, Enzo, ma qui c'è Sonny D'Angelo che ormai insomma con Non voglio sapere niente è diventato un tormentone, anche un portafortuna per l'Avellino che è il secondo in classifica, anche sulle tue note. Beh, mi fa piacere comunque, buonasera a tutta la redazione, buonasera a tutti coloro che lavorano negli vostri studi, ma Sonny, cosa mi stai combinando con questa canzone? Anche che intonano qualche nota insieme adesso. No. Io ho visto che ho repostato anche la storia. Adesso giusto. È Enzo Barone. Vabbè, non te... poi Adamo è geloso, non può essere. No, vuoi salutare Enzo? Ho repostato anche la storia, Sonny, ti risulta? Sì, ho visto. Grazie. Ma figurati. Beh, innanzitutto mi fa piacere che state andando alla grande, voglio dire, un grande piacere per me, poi soprattutto intervenire questa sera una trasmissione del genere davanti a tutti, ovviamente so, il vostro popolo vi ama, vi acclama tantissimo. Vabbè, ovviamente Enzo, ci fa molto piacere che sei con noi. Sonny... Cioè, io mi aspettavo un duetto stasera. Cioè... Non ce lo regala, Sonny, un duetto con Enzo, dai. Questo sarebbe un momento bellissimo. Possiamo fare che se dovesse andare bene alla fine del campionato, lo facciamo il duetto. Vabbè, guarda, noi segniamo tutto. sì, noi segniamo tutto. Tra l'altro, facendo una promessa. Promessa? Per situazione Covid, quanto prima, se andate tutto bene, magari veniamo tutti insieme e la cantiamo tutti insieme. Magari. Sarebbe sarebbe una cosa molto bella. Un grande piacere, comunque, tutti i ragazzi, stare un po' tutti quanti insieme e la intoniamo. Comunque, è diventato un tormentone questa canzone. Sì. Ma anche perché stasera c'è Morim, manda una posizione sovrana tua, non voglio sapere niente, stasera Morim. Ecco, questo succede ad ogni partita, Enzo, ad ogni partita. Ma Sonny, ti vedo anche intonato, sai? Me lo dicono in tanti. Anche perché Enzo diventerebbe, in caso di promozione, veramente il talismano di quest'Avellino. Sì. Sì, ma questo è l'augurio che faccio ovviamente a tutta la società, comunque fanno un grande lavoro, anche io seguo molto il calcio, quindi veramente stanno svolgendo un lavoro curato nei minimi dettagli. Complimenti a tutta la squadra.
Ecco Enzo, prima di lasciarti, sappiamo che tra poche ore ci sarà anche il tuo nuovo singolo che uscirà, se non erro, si intitola Orologio. Speriamo che possa essere un sì, nuovo tormentone. Incrociamo le dita, no? Domani alle 13 uscirà questa nuova canzone scritta da mio amico Colombo, quindi voglio dire sarà siamo in attesa. Per me è come vincere una partita. Siamo in attesa delle storie di Sonny D'Angelo con questa... Enzo, magari qualche ora prima, manda la prima a Sonny, così ti dà il suo ok. Il mio giudizio. Sì, Sonny, magari dopo te la giro in privato, così mi fai sapere cosa ne pensi. Va benissimo. Perfetto, grazie mille davvero ad Enzo Barone, gentilissimo, grazie. Un abbraccio, buona serata, è stato un piacere. Ciao Sonny, un abbraccio. Ciao, ciao. Eh beh, che sorpresa ti abbiamo fatto, sei contento? Adesso andrà con Rizzo, Adamo, avrai questa, il tuo curriculum avrai anche questo. Gli altri non hanno avuto queste sorprese appunto. Speriamo di cantarle insieme poi questa canzone. Eh sì, Cleo ci attacchiamo a tutto per la scaramanzia qui. Pure Cleo ci mette a cantare, sicuro. Sì, ma sicuramente festeggeremo tutti cantanti, ce la auguriamo. Eh sì, ovviamente sì. E allora è andata questa, la stavamo aspettando con ansia. Ringraziamo ancora Enzo Barone. Pubblicità, ci dicono dalla regia. Ci riprendiamo un attimo. Eravamo un po' cotti. Pubblicità, tra poco. Rieccoci col momento più atteso, quello delle pagelle, dopo lo spot break. Bentornata, signora Francesca. Come possiamo aiutarla? Sii energia. Per noi siete persone, non numeri. Prima di lanciare le pagelle, Sonny, quanto ti dai per la partita di ieri? 6. Ma che... ma dai, non ci credo neanche, guarda. Vediamo no. Quanto hai in pagella, allora. Ci resta male. Vince 1-0 contro la Virtus Francavilla. Queste le pagelle dei lupi. Forte 6. Non strappa più della sufficienza, non per demerito suo, ma perché la Virtus Francavilla non lo chiama in causa in maniera particolare. Qualche conclusione dalla distanza gestita bene dalla Chiappa Sogni. Giannis 6,5, un intervento provvidenziale del gringo in spaccata e tante buone letture difensive di testa nella sua area. Domina! Miceli 6, buona la prova del ministro della difesa, attento e preciso nelle chiusure, non va mai in affanno e non rischia nulla, tranquillo. Rocky 6, qualche dubbio sul giallo rimediato che poteva essere anche rosso. Ha rischiato e lo sa, per il resto gioca una buona gara da sicurezza ed è lontano parente del Rocky visto all'andata. Robocop. Ciancio 6, più difensivo nella partita di ieri, il dottore dà una mano ai suoi compagni di reparto e nel secondo tempo spinge di meno con l'Avellino che bada al sodo. Rizzo 7, partita di grande sacrificio per l'Oriente Express schierato da mezzala, ruolo non suo, abbina poi anche la qualità che possiede nei piedi alla concretezza e nel secondo tempo va anche alla conclusione, è in un momento positivo e si vede. Senza voto Dossena, Aloy 6,5, il gladiatore biancoverde disputa un'ottima prestazione, a centrocampo gioca con la diffida sulla testa e non si becca il giallo, bensì prende in mano la mediana e spezza molto spesso le manovre offensive della Virtus. D'Angelo 7, la solita partita intelligente del bandolero che anche contro la Virtus Francavilla ci mette lo zampino procurandosi il calcio di rigore realizzato da Maniero, un paio di giocate di Pino e l'espulsione di Celli provocata, forse un po' stanco ma sempre top. Tito 6, comincia bene Van Gogh che gioca un buon primo tempo, nella ripresa pochi spunti ma la prestazione è sufficiente. Baraje senza voto, Maniero 7, al di là del calcio di rigore realizzato con grande freddezza che gli regala la doppia cifra, Goku sfodera una giocata eccezionale nel primo tempo, l'aggancio col destro e la girata col sinistro hanno poco a che vedere con la Serie C.
senza voto Adamo Santaniello, 6 sulla falsa riga di Catania. Il Cigno porta a spasso la difesa pugliese, soprattutto nella prima frazione di gara, anche se in area di rigore non è troppo presente e nella ripresa sciupa l'occasione del raddoppio. Senza voto Peppe Fella. Questi sono i voti di Pellegrini. No, beh, io non commento. No, non commento. Si sono surriscaldati gli animi studio, soprattutto per il 7 ad Angelo, devo dire la verità. Sonny, sì. Tu sei stato il primo a dire hai esagerato. Sì, hai esagerato un po'. Ti dissocio. Addirittura vengo contestato per un 7 alle dirette interessate. Cioè, queste ormai non le faccio più. Non le faccio più. Bravo, Rizzo doveva prendere 8. Eh? Rizzo doveva prendere 8. Hai procurato, ma guarda un po', devo giustificare anche il 7. Cioè, siamo arrivati. Devo fare un commento sui voti. Certo. Vai, Cleo, vai. Allora, a chi togli e a chi Sonny metti, voglio sapere. Non me ne voglia, un mezzo voto in meno. Sì, ma sì. Il mezzo voto in più l'ha preso per l'intonazione della storia Instagram post-partita. Mezzo voto in più. Avrei dato un mezzo voto in più a Santaniello. Anch'io. Sì. Un mezzo voto in più a Aloy. E... vabbè, dai, poi mi ritrovo con tutto, mi ritrovo con tutto. Sì. Mezzo voto in più a Aloy e un mezzo voto in più a Sonny e un mezzo voto in più anche a Rizzo. Quindi avresti dato 7 ad Aloy e 6 e mezzo a Sonny, nonostante l'espulsione e il rigore procurato di Sonny. Però Cleo, 7 e mezzo a Rizzo è tanto. 7 e mezzo. 7 e mezzo, sì, perché per me è stata una sorpresa forte. Guarda, ci vado proprio bene. Sì, in un ruolo che non è stato proprio bene, ma già Catania quando è entrato, a me non lo so. Io penso che può dare fastidio a qualcuno là a centrocampo. È stata una bella scoperta. Una bella scoperta. Viva l'abbondanza, assolutamente. A proposito di Catania, Gioele Francesca scrive: Cleo, a Catania ci hanno negato l'impossibile. Espulsione su Santaniello e almeno un rigore. La partita l'ha vinta la terna arbitrale. I lupi vanno avanti contro tutto e tutti. Ne approfitto per leggere qualche altro messaggio. Sonny, io aspetto il tuo gol di testa, scrive Luciano Crescitelli, sotto la curva nella finale playoff. Si spera di essere tutti vaccinati per quella data in modo da farvi vedere cosa siamo capaci per sostenervi. Un saluto a tutti e specialmente a Sonny, grande sorpresa di questa stagione, continua così, scrive Nasci Cresci Avellinese. Un saluto a Paolo Villaricca, che come sempre ci segue dalla Germania, e dice: non è possibile che in Serie C il 78% hanno avuto il Covid, solo la Ternana non ha avuto un solo giocatore positivo. Com'è possibile? Probabilmente li terranno in una bolla. In una bolla. Gabriele De Vito scrive: mettiamo la canzone alla promozione in Serie B. Daniele Leonetti scrive: Sonny, la mettiamo nel pullman nel giorno della promozione. Rocco Cooper Paper, ragazzi, buona serata. Molto importante sarà non perdere. Restiamo con i piedi per terra. Fino a qualche partita fa si diceva in giro che l'allenatore fosse incompetente e che la squadra scarsa. Facciamo i complimenti ai ragazzi e speriamo bene per questi playoff. Un saluto a Sonny e a tutti i calciatori. D'Angelo, Carriero e Aloy sono già pronti per la Serie B, scrive Emilio Marta Mattiello Ricci. Un commento lo chiedo a te, Cleo. Beh, Aloy, diciamo, un giocatore che la Serie B l'ha fatta anche bene. Carriero mi ha meravigliato tantissimo, è un giocatore concreto, forte, tenace. Sonny è proprio la sorpresa, ecco, è proprio la sorpresa, che non mi aspettavo su un giocatore così forte, così pieno di volontà, che si proponesse in attacco, si fa trovare pronto in area di rigore. Cioè, è un giocatore, diciamo, nelle sue caratteristiche del centrocampista completo, oggi che va anche al gol, prevalenza in aria. Forse devi migliorare un po' e devi dare pure un po' qualche tiro da fuori, ecco, cioè, perché io penso che il tiro ce l'abbia. E niente, come dicevo prima, cioè, lui ha un'età, 25 anni, un'età importante. Cioè, adesso ci deve dare dentro, adesso ci deve dare dentro, perché potrebbe essere anche il fiore all'occhiello. Il sogno di mercato di qualche squadra, e noi naturalmente ce lo teniamo. Certo. Ovviamente. Sì. C'è questo messaggio singolare. Antonio Guacci scrive: Sonny, se non sbaglio, è quel ragazzino che vedevo giocare in spiaggia all'Isola delle Femmine a Palermo, al villaggio Saracen. È giusto? Sì. Sei tu? Puoi salutare allora Antonio Guacci. Sì, ciao Antonio. Lo saluto anch'io, che lo conosco, e questo episodio già me l'avevi accennato.
Nel frattempo, ragazzi, possiamo rivedere, la regia aveva messo in onda l'azione del calcio di rigore, perché vi faccio vedere i due tocchi magici da parte di Sonny D'Angelo. Eccolo qua, adesso la palla qui Santaniello viene recuperato da Giannotti, c'è un rimpallo, insomma Giannotti che finisce a terra, eccolo qua, il primo è con la suola, attenzione, poi controllo con l'esterno, sterzata all'interno dell'area di rigore. Eccolo là, Celli, calcio di rigore. Cleo, giocate, insomma, la Serie C è poco, Non lo voglio fare adesso. Non lo capiamo troppo. Abbiamo detto già tanto. La giocata c'è. Io penso che ormai questo ragazzo sia già seguito da parecchie squadre, ecco, perché ha fatto un campionato strepitoso. Lui e tutta la squadra, però per me lui e Tito sono state le vere sorprese di questa squadra. Attenzione, abbiamo scoperto anche che il rigore non c'era, e si è tuffato, non è vero? No, forse accentuato un po'. Sto scherzando. Quanto l'hai cercato? Sonny, quanto l'hai cercato? La verità, è accentato un po' la caduta. L'ho accentato tantissimo, però mi ha toccato. E allora il 7 è ancora più giustificato. Mi ha toccato, non è che mi ha colpito proprio. Il 7 è ancora più giustificato perché si è cercato anche il contatto. Io farei un'altra domanda. Ancora più ragione. Stai bene? Ti sei fatto male dopo? No. Ah, ok. Quali sono le difficoltà che avete incontrato ieri, Sonny, contro la Virtus Francavilla? Avevano tre centrali molto fisici, molto alti, anche se lenti. Però, insomma. Sì, vabbè, Francavilla è una buona squadra, c'ha ottimi palleggiatori, giocavano bene. Il secondo tempo soprattutto, che noi eravamo stanchi, ci siamo abbassati un po', loro hanno iniziato a palleggiare. Però fondamentalmente non abbiamo rischiato niente. Cioè, hanno calciato una volta in porta centrale, Francesco ha parato. Poi non abbiamo subito niente. Partita con poca storia, diciamo. Sì, no? Sì, però Cleo, io ho visto tanta sofferenza, soprattutto nel secondo tempo. Io ho visto la Virtus Francavilla abbastanza fallosa, al di là del contatto, del rigore, eccetera. Cioè, in questo punto del campionato, quindi, cioè, diciamo che si fanno un po' tutti più duri. Forse il Francavilla non ha aspettative particolari. Cioè, era una classica partita di Serie C questa, perché dicono il bel gioco a volte manca. Ma guarda, il bel gioco in questa categoria è difficile a vederlo, soprattutto perché Sonny penso che mi darà ragione, i contatti sono molto duri e poi dopo le marcature sono molto ravvicinate, cioè già in Serie B, quando sali di categoria, ti lasciano giocare un poco in più. Naturalmente, ma io ho notato soprattutto nel girone di ritorno di più. Sì, il girone di ritorno. Perché si è alzato però un po'. Salvo, le cosiddette piccole vengono a fare la guerra, non è normale. È chiaro, perché vengono a prendere punti, certo il Francavilla ancora non è salvato, non è salvo, però non dimentichiamo che lavando la partita di ieri, l'Avellino nel girone di ritorno praticamente è a pari punti con la Ternana. Cioè, nel girone di ritorno, ha fatto un girone di ritorno spaventoso. Se non ci fosse stata quella Ternana e i problemi che ha avuto l'Avellino, certo. Francavilla, sinceramente, loro l'hanno affrontata bene la partita, ma non diciamo nel pieno delle. Perché a volte quando tu incontri le squadre che sono meno titolari di te, un poco forse. Dai tutto fin quando non vai in vantaggio e poi dopo ti rilassi un poco, però penso che alla fine forse quello che ha condizionato un poco loro e ha fatto prendere coraggio agli avversari è stato proprio la condizione, il caldo, non so, cioè più di qualche ragazzo forse che poi c'è anche un'altra cosa sulla Ternana, hai detto che hanno avuto più o meno gli stessi punti nel girone di ritorno. Il girone di ritorno gli stessi punti, l'Avellino è prima insieme alla Ternana, sì, però a 30 visivamente con una differenza, perché la Ternana ha subito più gol dell'Avellino. Sì, e l'Avellino ha solo 6 gol nel girone di ritorno, parliamoci chiaro, l'Avellino nel girone di ritorno è tutt'altra squadra a confronto al girone di andata, dobbiamo essere sinceri. C'è un'altra squadra, io vedo una squadra cioè completamente diversa, al di fuori di quello che sono stati, gli infortuni, il Covid e tutto, ma l'Avellino in alcune partite, in tante partite ha balbettato, oggi non balbetta più, salvo l'inciampo di Catania, ma cioè, è convinta di quello che fa. Vediamo, per chiudere la parentesi, Avellino Virtus Francavilla, cosa è andato e cosa non è andato, un altro momento molto atteso. L'analisi della partita, meglio conosciuto come match analyst. Stasera, attenzione. Prego dalla regia, no? Prego dalla regia, questo ecco è l'episodio del calcio di rigore, con la riaggressione rapida a seguito di una palla persa, con Tito che va su Giannotti. La pressione individuale, poi arriva anche Sonny D'Angelo, eccolo qua nel cerchietto giallo, che si impossessa del pallone e poi tentativo di dribbling e calcio di rigore che è arrivato, insomma Sonny lo ha detto, l'ho cercato, c'era ovviamente il calcio di rigore e quindi
L'Avellino ne ha usufruito. Possiamo rivedere il replay. Guarda, siamo tutti incantati dalla giocata di Sonny. Dribbling verso la zona interna del campo, tocco di esterno destro, quel tanto che basta per mandare fuori Giricelli, l'abbiamo detto, non è velocissimo. Difensore che non arriva sul pallone, tocca solo le gambe dell'avversario. Ecco, questo era un po' il tallone d'Achille della Virtus Francavilla, la lentezza dei tre centrali. Quindi il calcio di rigore di Maniero, ovviamente realizzato spiazzando il portiere. Poi c'è il pressing dell'Avellino, potete vedere i due giocatori, uno è Maniero e l'altro non riesco a vedere bene chi sia, forse Sonny proprio. Difensore che vedendosi pressato avrebbe potuto calciare forte in avanti con la spazzata, in questo caso è sempre Celli. C'è un 1 contro 1 col difensore che ha il pallone tra i piedi, poi un 2 contro 1 della Virtus Francavilla nel cerchietto rosso e poi c'è la possibilità di pressione di Ciancio nel cerchietto giallo che poi si vede recapitare il pallone. E c'è un 4 contro 3 in zona palla per il Francavilla, lo vediamo in questa circostanza. C'è lo smarcamento all'interno dell'area di rigore nel cerchietto rosso, lo vedete, che è quello di Santaniello, che finisce però in fuorigioco nel cerchio giallo Santaniello. Mi avete contestato anche il voto di Santaniello, ovviamente. Qui c'è il tiro di Ciancio che finisce fuori. C'è un passaggio in profondità, la soluzione migliore sarebbe stata la giocata alla sinistra. Riparte la Virtus Francavilla dalle retrovie, perde il pallone perché c'è l'intercetto, transizione positiva e ripartenza, in questo caso è Agostino Rizzo che va a riconquistare il pallone, tentativo di chiusura da parte del centrocampista della Virtus Francavilla, Rizzo vince un rimpallo, ovviamente poi va a scambiare con il compagno che è Fella, Rizzo adesso va cost to cost, 6 contro 2 addirittura per la Virtus Francavilla. Guardate questa azione di Rizzo che abbiamo detto essere tra i migliori in campo, ne salta uno, Francavilla a zona, nessuno va a prendere individualmente il giocatore cerchiato che è Maniero, in questo caso nel cerchietto rosso lo vedete che si sta per smarcare il bomber dell'Avellino, Rizzo lo serve e qui Maniero poi strozza un po' il tiro, conclusione in porta prima della chiusura del difensore, qui poi l'episodio dove Maniero avrà i crampi e da quel momento in poi lascerà il terreno di gioco dopo pochi secondi. Grande giocata di Rizzo in mezzo a 6 della Virtus Francavilla, ne ha saltati 2, ha servito meglio in profondità, è lì peccato. Grande giocata. Grande giocata. Grande a proposito, giocata. Pellegrino, tu hai nominato Santaniello e ti sei un po' pentito del voto, perché effettivamente lui, cioè spendiamo le due parole per lui. Sì, allora noi perché ci aspettiamo... effettivamente fa sempre il lavoro sporco. Sì, assolutamente. Concretizza noi poco in alcune occasioni, però costruisce tantissimo. Noi ci aspettiamo sempre tanto dai giocatori dell'Avellino, dagli attaccanti in questo caso, perché sono 4 attaccanti forti per la categoria. Quindi il 6 a Santaniello può essere anche più uno sprono. Fa una partita come sempre intelligentissima tatticamente, l'attaccante che tutti gli allenatori vorrebbero, però poi gli arriva la palla all'interno dell'area per il 2-0, Cleo, la calcia male, lì dici... Beh, questo giocatore pure io, è molto criticato, però per me è un giocatore che in campo dà tutto, forse effettivamente gli manca proprio la realizzazione, perché sennò questo giocatore effettivamente non faceva tanta, diciamo, avrebbe fatto una carriera migliore. Ecco, Sonny, quanto è importante il lavoro di Santaniello per voi centrocampisti? Allora, intanto sei stato un po' cattivo nei voti, tranne che con te, aggiungerei. Tranne che con me. No, comunque fa un lavoro incredibile, un ragazzo generoso che corre tanto, un attaccante che corre così, non si vedono tutti i giorni. Cioè ci dà una mano in fase difensiva, riparte, c'ha forza, salta di testa, c'ha tecnica, per me è un giocatore fortissimo. Poi dovrebbe fare qualche gol in più, sì, però le annate per gli attaccanti sono così, un anno fai tantissimi gol, un anno ne fai pochi, però se ha questo atteggiamento è un attaccante da tenere sempre in considerazione. Meno male che abbiamo Sonny D'Angelo quest'anno per quanto riguarda l'aspetto realizzativo, perché andando a vedere singolarmente anche gli attaccanti, ad esclusione di Maniero, i numeri purtroppo non danno manforte alle prestazioni dei centravanti biancoverdi. Ma lui sì, sicuramente lui ha fatto tanti gol, mi ripeto, si propone sempre in area di rigore. Però se guardiamo i minuti giocati dai quattro attaccanti, siamo nella media. Cioè, ci devi mettere, certo, col segno di poi. Però per quello che hanno giocato, io penso che non è, anche numericamente, di quello che hanno realizzato, non è poco.
Tornando su Santaniello, Sonny, la sta soffrendo secondo te un po' questa mancanza del gol, nonostante le buone prestazioni, però un attaccante lo sappiamo che vive per il gol, no? Voi come lo vedete nello spogliatoio, visto che è a quota 4, no. Diciamo quello più... Allora, sicuramente lui dentro sta un po' soffrendo, perché giustamente tutti gli attaccanti vorrebbero far gol tutte le partite, ma però lui sia nello spogliatoio che fuori dal campo, quando siamo insieme è sempre col sorriso, sempre sereno, sempre... quindi secondo me... Vabbè, ma il fatto che Braglia comunque punti su di lui penso che sia la soddisfazione maggiore, nel senso che la fiducia ce l'ha. Poi penso, scusami, che forse Santaniello è un giocatore che ha giocato sempre come punto di riferimento alle squadre, perché ha giocato, per quello che io posso ricordare, ha giocato sempre con squadre diciamo, che non hanno avuto sempre grossi obiettivi, e diciamo era il faro della squadra, cioè tutte le palle andavano su di lui, giocava più in aria. Cioè gli anni precedenti praticamente ha fatto qualche gol in più, ha fatto anche delle stagioni importanti. Perciò adesso sicuramente non è, certo, prime donne non è che ce ne sono, però non è proprio il punto di riferimento, perché il punto di riferimento per me, cioè, ma questa è una mia prima opinione, un giocatore dell'esperienza e della forza fisica di Maniero non dovrebbe mai stare fuori. Cioè, questa è l'unica cosa che non che contesto, è una mia idea nei riguardi dell'allenatore, giocatore come Maniero parte titolare, che poi dopo gioca male, viene tolto, gli ultimi 20 minuti non ce la fa più, viene tolto, ma secondo me deve partire da Maniero, soprattutto perché in questo ultimo periodo, diciamo, Fella lo vedo un po'... mi hai anticipato la domanda, c'ha qualcosina questo ragazzo, effettivamente, diceva il mister in sala stampa, diceva che forse è quello dei quattro attaccanti che soffre un poco più il turnover, questa cosa qua, la staffetta, però lui ha delle qualità, importanti, non vorrei che lui possa pensare già, diciamo, non a tirare i remi in barca, però niente, e va tutto, oltre per l'Avellino, va tutto anche a suo vantaggio, perché se lui da qua a fine d'anno e i playoff fa un finale strepitoso, naturalmente anche a Salerno, dove ritornerà l'anno prossimo, cioè, arriva con un altro, un altro bigliettino da visita. Sonny, l'avete dedicato alla Ezza il gol ieri, un po' tutti, l'avete abbracciato, è tornato in panchina, una bellissima notizia quella del ritorno di Giuliano Laezza, almeno per riassaporare, no, l'aria del campo dopo tanti mesi. Sì, ma già un paio di giorni che si allena con noi, siamo tutti felici. Quanto vi dà, insomma, perché Braglia dice sempre che è una figura molto importante. No, Giuliano è un leader nello spogliatoio, è uno che parla sempre, che si mette avanti per qualsiasi problema che abbiamo anche noi, per qualsiasi cosa, quindi per noi è veramente importante ora riaverlo anche durante gli allenamenti. Vabbè, è una buona notizia, insomma, riavere. Ma l'esercito stanno deludendo stasera. L'esercito stanno con le pistole ad acqua. Li ho minacciati. L'hai pagati, li hanno risparmiato, va. Eppure lui è stato un vero e proprio leone da tastiera in queste puntate. E vedi, questo va sottolineato ancora di più che sono un bel gruppo, no? Tra l'altro gruppo, Pellegrino tante volte doveva venire e poi ha dato forfè, questo lo dobbiamo dire. Quanto pensi ai 10 gol, la doppia cifra per te? Insomma, no, non ci sto pensando sinceramente. Sto pensando a arrivare secondo. Quanto pensi alla Serie B invece? Ci penso spesso. Allora, a tal proposito, c'è una foto, la lanciamo subito. Una foto, c'è un sogno che ha Sonny D'Angelo, l'ha pubblicata proprio questo pomeriggio, no? su Instagram. Eccolo qua. Un sogno da realizzare. Adesso Cleo, dimmi tu, quale può essere questo sogno col pallone lì, come insomma, nella didascalia? Vabbè, il sogno da realizzare suo è portare l'Avellino in Serie B, fare il titolare in Serie B. Confermi? Questo penso che sia il suo sogno. Sì, ma se devo parlare io personalmente di arrivare in Serie A. C'è tutto. E fa benissimo. Tra l'altro oggi, stamattina, Salvatore Aloy, rispondendo su Instagram a qualche domanda, ha detto che il suo sogno è quello di riportare l'Avellino in Serie A. Quindi ci siamo un po' meno male, tutti, siamo no? già questo... due. Quindi... sì, ci siamo un po' ma tutti. Io volevo sapere da Sonny, siccome tu non vieni da un settore giovanile, cioè vieni da un settore giovanile, però non sei cresciuto in una primavera, come poteva essere un Dossena, che comunque avevamo parlato settimana scorsa di Atalanta, eccetera. E un po' forse l'aveva dichiarato anche Francesco Forte con Michelangelo Freda, che ci siete sostanzialmente partiti un po' dal basso. Vi siete un po' da zero, da categorie basse, siete risaliti pian piano. E arrivare a questo punto della stagione, secondi in classifica, con
un bel bottino, nel senso che arrivate ai playoff in una posizione privilegiata, se riuscite a mantenere questa posizione. Cioè, per te, per Forte, per altri giocatori che sicuramente nella squadra in questo momento non mi vengono in mente, ma forse qualcun altro che non viene dalla primavera ci sta, è un'occasione da non perdere, ancora più ghiotta per voi. Sì, assolutamente, mi rendo orgoglioso di quello che ho fatto e di quello che sto facendo adesso. Se dovessimo vincere veramente... Forse mi sono espressa male nella domanda. È forse il modo più facile per arrivare in Serie B per voi che non venite da un settore giovanile forte? Quella della promozione, piuttosto che magari una chiamata diretta di una squadra? Ma sicuramente, se vinci dalla C alla B è sempre più bello, anche con la squadra, con l'Avellino, e sicuramente rimarrei qui il prossimo anno. Più bello e meritato anche. È meritato soprattutto, sì, quello sì. Beh, ci auguriamo un po' a tutti, dai, che vada in un certo modo, anche perché abbiamo Mister Braglia che è una garanzia, ce lo dicono tutti gli addetti ai lavori. Un esperto dei playoff, tutti lo dicono. E ne ha vinto un po'. E ne ha vinto un po', da quinto, figuriamoci da secondo. Cleo, ci speri, dai. Certo, ci speriamo. Cioè, io ho visto qualche partita delle squadre dell'altro gironi. Effettivamente, come ne parlavamo prima con Sonny a microfoni spenti, almeno l'Alessandria e il Perugia mi sembrano due ottime squadre. Stai parlando di playoff? Sì, sì. Scusami, a proposito di playoff. Forse devi rimanere qualche giorno in più ad Avellino, lo sai, perché non c'è problema, anche forse un altro mese slittano i playoff. E per parlare di questo ipotetico slittamento, ma anche di playoff in generale, abbiamo qui con noi il vicepresidente della Lega Pro, Marcel Vulpis. Buonasera, come state? Tutto bene? Ti sentiamo male, non ti sento bene. Un attimo solo, vediamo. Non sentiamo. Adesso? Sì, lo sentiamo. Sì, lo sì, sentiamo. Ti sentiamo. Benissimo, buonasera. Chiediamo alla regia gentilmente di alzare un po' il volume in studio, grazie. Buonasera a tutti i presenti. Buonasera, allora... Buonasera e rieccoci. Sì. Marcel, parlavamo di slittamento dei playoff, ci vuoi dare qualche delucidazione, tu che sei proprio dentro? Allora, noi abbiamo un consiglio direttivo alle 11 del primo aprile, penso finirà per l'una più o meno. E l'idea sicuramente è quella che avrete anche letto sui giornali, perché c'è stata una lettera del presidente Ghirelli che ha mandato a tutti i presidenti dei 59 club. L'idea è quella di far slittare il turno infrasettimanale del 14 aprile al weekend del 18, quindi al weekend successivo. E quindi la fine della regular season sarebbe al 2 maggio. Da lì poi si apre il capitolo dei playoff che, come ho detto più volte, ci possono essere soluzioni diverse anche sulla scorta di quella che è stata la precedente stagione, ma soprattutto tutto dipende dalla curva pandemica, quindi dalla curva dei contagi. Ghirelli ha detto più volte che ci sono diverse opzioni, però intanto puntiamo a chiudere la stagione regolare nel modo migliore. Ma a proposito di curva dei contagi, sappiamo benissimo purtroppo che non accenna a scendere in nessuna regione, né tantomeno nella penisola in generale. Però, Marcel, i tifosi allo stadio mancano davvero tantissimo. Cosa si è pensato di fare per il futuro? Si pensava al fatto di un reinserimento, di un ritorno dei tifosi con vaccinazioni, piuttosto che l'esibizione del tampone? È possibile? Allora, voi sapete che noi siamo partiti come calcio professionistico italiano con l'opzione mille presenze, che normalmente la stragrande maggioranza dei club, soprattutto quelli di Serie A, li ha utilizzati per riportare allo stadio intanto gli ospiti degli sponsor. Quindi allo stadio non erano presenti sostanzialmente i tifosi tradizionali, ma nella media dei casi, quando c'è stata questa tiepida riapertura, quando si è aperto questo spiraglio, si è andato almeno nella direzione di venire incontro ai clienti degli sponsor, anche perché giustamente la voce sponsorship è una delle voci principali per i club, e quindi nei contratti
nella stragrande maggioranza dei contratti Serie A, Serie B, Serie C, ci sono tutta una serie di voci legate ad esempio all'ospitalità. Anche nell'ipotesi mille ospiti non c'era l'ospitalità nel senso tradizionale del termine, quindi anche chi è andato, ha avuto il piacere o la fortuna di recarsi allo stadio, di sedersi sugli spalti, ad esempio i club di Serie A hanno dato dei sacchettini food and beverage per sedersi chiaramente distanziati all'interno dello stadio. Poi tutto questo è venuto a mancare perché c'è stata immediatamente una nuova ondata pandemica e il CTS, quindi il Comitato Tecnico Scientifico, ha ritenuto corretto andare nella direzione di nuovo della chiusura. Allora, una delle ipotesi potrebbe essere questa, cioè quella di ritornare intanto al tema almeno mille ospiti, che soprattutto in stadi di Lega Pro sarebbe già un ottimo risultato, anche se fossero 500 sarebbe un ottimo risultato, visti i tempi. Dall'altro è chiaro che se ciò non dovesse avvenire nei prossimi mesi, quindi finisce la stagione, nel frattempo il piano di vaccinazione nazionale è andato avanti, si è diffuso talmente in modo regolare, corretto, che arriviamo, come dicono alcuni esperti, alla data del 30 settembre, che siamo arrivati a questa, finalmente a questa immunità di gregge, il che vuol dire aver vaccinato almeno l'80% della popolazione, capite bene che a quel punto si aprono anche lì una serie di opzioni, tra cui anche quella di esibire un tesserino da cui risulta che si è vaccinati e che quindi tendenzialmente non si dovrebbe arrivare a nuovi contagi o a contagiare altre persone, e quindi quella potrebbe essere un'opzione. È collegata secondo me in primis soprattutto alla velocità del piano di vaccinazione, e dall'altro è chiaro che c'è sempre questo monitoring continuo della curva dei contagi. Marcel, comunque si tratterebbe del prossimo campionato, quindi ci mettiamo con l'anima in pace e nel frattempo ti salutiamo. Diciamo che i tempi sono talmente stretti comunque, cioè non è che il campionato finisce tra sei mesi, che credo sinceramente che gli spazi per un numero di questo tipo anche durante i playoff la vedo difficile. Fermo restando che se comunque ci dovesse essere una riapertura ai famosi mille ospiti, io sono il primo ad esserne felice, questo è chiaro, perché ne guadagnerebbero quantomeno i club impegnati nei playoff e nei playout. Ne saremmo felici anche noi nel caso. Sì. Grazie mille di essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a te, e buon lavoro e buon proseguimento. Alla prossima, grazie. Grazie, grazie per l'invito, grazie. Mille è un po' pochi ad Avellino, anche se Sonny, incredibilmente noi ci ritroviamo in alcuni stadi dove ci sono tante persone, non sappiamo come, quando e perché, però vabbè, cioè, noi interessa poco, non facciamo questo lavoro, però anzi il nostro lavoro è quello di documentare che ci sono tante persone in alcuni stadi e non sappiamo come. Dobbiamo andare velocissimi perché domenica c'è Ternana-Avellino, una partita importantissima per la Ternana, anche per l'Avellino, per la Ternana forse un pochino di più. Questo è il titolo che abbiamo pensato per quanto riguarda questo blocco di Contatto Sport, che è una festa da rinviare. Molto difficile, Sonny, perché bisogna vincere con due gol di scarto, non è facile, ma neanche impossibile. È vero, faremo di tutto per fargli festeggiare la settimana dopo. Cleo, Sì, io sono sicuro, al contrario di quanto possa pensare tanta gente, che il pareggio stia bene alla Ternana perché vanno a festeggiare. Io sono convinto che loro se la giocheranno per vincere, per dimostrare ancora una volta di essere i più forti. È stata sempre questa la linea del resto, sì. Quindi... Ma anche perché non hanno nulla da perdere, perché il martedì successivo giocano con la, tra virgolette, penso io, già retrocessa Cavese. Perciò non rischiano nulla, non perdono niente. Salvo che non hanno già programmato i festeggiamenti, e questo... questo lo chiediamo, perché questo potrebbe, con un volto scuro, non gli è piaciuto il titolo, lo immaginiamo e lo comprendiamo. Il direttore sportivo della Ternana, Luca Leone, buonasera. Buonasera a tutti. Ecco direttore, insomma una festa già rinviata tra l'altro, no? Questa domenica, quale migliore occasione per la Ternana, visto che comunque i risultati favorevoli sono tantissimi, no? Di festeggiare contro l'Avellino, che in questo momento la classifica dice che è la concorrente più temibile.
No, innanzitutto non c'è nessuna festa da rinviare, perché sapevamo benissimo che il campionato, finché non c'è la matematica, c'è poco da festeggiare. Quindi 30 anni di calcio, non è questione di scaramanzia, ma è una questione proprio di praticità. Quindi sappiamo perfettamente che sabato ci giochiamo tanto, perché è la squadra che comunque sia è stata l'avversaria più, diciamo, quella che ci ha creato più problemi, insomma, in questo finale di campionato. Quindi, siccome rispettiamo l'Avellino, rispettiamo la squadra, rispettiamo la società, sappiamo il valore della squadra, quindi sappiamo perfettamente che la partita di sabato è una partita fondamentale, importante e molto difficile da affrontare, quindi abbiamo il massimo rispetto e non c'è nessuna festa da rinviare, sinceramente. Dottore Alessandra, buonasera. Buonasera. Naturalmente le faccio i complimenti per la stagione meravigliosa della Ternana e le volevo chiedere, a proposito di quel paio di defiance che ha avuto, siccome facendo un ragionamento molto spicciolo con una mia amica che non è addetta ai lavori, mi ha detto, a proposito della Ternana, una cosa è se qualcuno cade dal quinto piano e un'altra è se una persona cade dal primo, si fa meno male. Quando la Ternana è caduta, quell'unica volta, ha avuto qualche sentore negativo? Nel senso, ha pensato magari rischiamo come il Bari? Guarda, è una cosa che ci chiedevamo col mister durante tutta l'annata, quando abbiamo iniziato questa cavalcata, come sarebbe stata la reazione della squadra nel momento in cui avessimo incontrato un momento di difficoltà, no? E, ti devo dire la verità, c'era anche curiosità da parte nostra, per chi comunque sia cerca di analizzare nel minimo dettaglio, diciamo, come lavoro, anche perché il nostro lavoro è anche questo, quindi analizzare attentamente ogni momento di difficoltà o anche quando le cose vanno bene, no? Quindi cercare sempre nuovi stimoli. E la mia era curiosità e sinceramente col mister, quando tornavamo da Caranzaro, eravamo curiosi di come poteva reagire la squadra alla prima sconfitta, no? Quindi devo dire che i ragazzi sono stati straordinari, perché già la domenica dopo, oppure con la Virtus Francavilla, hanno fatto una partita, secondo me, molto intensa. Abbiamo preso un gol sull'unica azione, però poi è tornata la Ternana di sempre. E ti assicuro che è una squadra che fa fatica anche a gestire il risultato. Oramai ha acquisito una mentalità dove va in campo sempre per vincere. Infatti a volte concediamo anche qualcosa, restiamo solo con due difensori centrali dietro, attacchiamo tutti, quindi si è creata questa mentalità, a volte bisogna anche frenarli un po', no? Se tu vedi anche nell'arco di tutto il campionato abbiamo fatto solo 2-0-0, quindi una squadra che ha acquisito oramai una mentalità e sa giocare solo per all'attacco, ecco. Volevo chiederle una domanda che si fanno in tanti, non solo ad Avellino ma in generale tutti gli addetti ai lavori del nostro girone. La Ternana è riuscita, oltre ad ammazzare il campionato, ad ammazzare anche il Covid. Qual è il vostro segreto? Può fare tutti gli scongiuri che vuole, naturalmente, in questo momento. Come mai siete riusciti a tenere il Covid fuori dal vostro universo, insomma? Guardi, abbiamo fatto tante analisi e tante riflessioni, no? Forse l'unica, Terni non è una città di passaggio, Terni anche a livello logistico è strutturata, è al centro, no? Diciamo, dell'Italia, no? È una città dove o ci vieni o se no non... Cioè, Roma è a un'ora, anche la parte, diciamo, dell'Adriatico è a un paio d'ore. Comunque sì, anche
diciamo, geograficamente parlando, o ci vieni per lavoro, o se no non è una zona di passaggio, e penso che questo possa aver aiutato, secondo me, oltre al fatto che noi, devo dire la verità, come società e come gruppo staff sanitario abbiamo cercato di essere molto attenti e curare ogni minimo particolare, grazie anche alla disponibilità della società che ci ha permesso anche di fare tamponi tutti i giorni, quelli rapidi, quindi abbiamo tenuto monitorata la squadra, diciamo, quotidianamente, e poi anche la bravura dei ragazzi, oltre a quel pizzico di fortuna, perché poi non è che puoi controllare tutto, ecco, quindi diciamo in sintesi questa è stata un po' la nostra annata, ecco, con il Covid. Direttore, prima di salutarla, un minuto le chiedo se si aspetta una partita spettacolare, una partita un po' più tesa sabato al Liberati, e poi se a questa Ternana c'è bisogno di tanti ritocchi per la Serie B o è già quasi a posto così, perché tutti dicono che la Ternana sarebbe già pronta per la Serie B e farebbe già un'ottima figura. Ma aspetto una partita... È una partita strana, perché comunque sia l'Avellino sicuramente vorrà far sua la partita. Noi allo stesso modo, perché comunque sia siamo due squadre che vogliamo vincere tutte e due, quindi ci sarà poco tatticismo, anche se il mister Braglia è sempre, cioè sempre quelle, ti mette sempre in difficoltà. Io adesso lo conosco da tanti anni, anche da giocatore ho avuto la fortuna di incontrarlo, diciamo, d'avversario, quindi è sempre difficile incontrare mister Braglia, quindi però questa è una partita particolare dove tutte e due le squadre vorranno vincere, quindi penso che oltre a quel minimo di tatticismo iniziale, poi secondo me sarà una partita spettacolare, aperta a qualsiasi risultato. Per quanto riguarda la tua seconda domanda, noi siamo partiti, io insieme alla società abbiamo cercato di costruire questo gruppo già dall'anno scorso. Quest'anno abbiamo inserito 3-4 giocatori di alto livello, ma già la squadra è formata da diciamo un buon 90% che la categoria superiore l'ha già fatta tutti quanti, no? Quindi teoricamente è una squadra che potrebbe tranquillamente fare il campionato dell'anno prossimo se le cose devono andare come devono andare. Quindi poi è normale, tutto è migliorabile, però questo sarà un problema che se ci sarà lo risolveremo più avanti. Grazie direttore, grazie mille al direttore sportivo della Ternana Luca Leone per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Tra Lucarelli, Leone, la scaramanzia è tantissima a te, mamma mia, dall'inizio del campionato. Però un po' di presunzione c'era, pochettino sì. Soprattutto quando ha detto siamo abituati a questi livelli, ormai hanno fatto l'abitudine. Sì. Bene, ci dobbiamo fermare, poi torneremo a parlare di Ternana Avellino e poi di Serie C, a tra poco pubblicità. Girone C e non c'è soltanto la Ternana, per vedere i risultati delle altre squadre rimanete con noi, adesso spot break. Sì. Accorcia le distanze, diventa US Avellino Supporter, porta il lupo direttamente nel tuo punto vendita. Se hai un'attività in uno dei 118 comuni dell'Irpinia, puoi diventare supporter ufficiale. Potrai scegliere tra i tanti prodotti presenti allo store e richiedere il corner dedicato interamente al club. Cosa aspetti? Contattaci e scopri come unirti alla grande famiglia biancoverde. Info 342 66 99 114. Anche WhatsApp. retail@usavellino1912.com.
Se sono rientrati su di me invece era Pellegrino. Ultima perché parte, deve far vedere. Era contrariata. Ultima ero parte. Contrariata e quasi arrabbiata. Di Contatto Sport, partiamo subito con la grafica del rush finale, perché abbiamo parlato dell'Avellino, c'è il Bari, insomma il Catanzaro, vediamo queste tre squadre che se la stanno giocando fino alla fine, con l'Avellino che ha più 7 sul Bari, ha più 8 sul Catanzaro. Volevo commentare con Cleo questo calendario, mini calendario, con l'Avellino che si ritrova con Ternana e Bari, poi c'è la trasferta a Vibo, il Teramo in casa e la Cavese fuori, e il Catanzaro che sembra essere quello che sulla carta ha il calendario un po' più semplice, secondo te, nonostante il più 8? Ma sì, a questo punto più semplice o più difficile, non è che... Io penso una cosa, che se la... Io l'ho visto un po' il calendario, mi sono fatto la mia idea. Se dovesse uscire lo stesso risultato di domenica fra Avellino, Ternana e Avellino e il Bari con la Vibonese, io penso che noi possiamo festeggiare la matematica in casa con il Bari. Ecco, turno favorevole al Catanzaro che gioca in casa col Bisceglie. Ma il Catanzaro, diciamo, se era la doveva dimostrare già a Torre domenica, secondo me, se veramente teneva la forza di poterci inserire. Questa è la mia idea. Anche con un uomo in meno. C'è qualcuno che si sta arrabbiando? Ci sono messaggi? Sì, c'è qualcuno che si sta arrabbiando. Scrivono Sonny, vogliamo i babalucci. Firmato Luigi Silvestri. Adesso andiamo a sapere che sono cosa i babalucci? Vuol dire. Le lumache. E poi rincara la dose dicendo: nel suo quartiere sono buoni. Nel suo quartiere? Sono buoni. Sono buoni. Buoni, forse. Si mangiano, sono buoni, sì. Non sapevo questa faccenda delle lumache. Poi, no, ci sono ancora. Lumache di mare, naturalmente. Laura D'Alessandro ci scrive. La mia amica. Alessandra onorata per la citazione di una non addetta ai lavori. sabato dobbiamo scendere in campo come 11 leoni, scrive Pietro Bizzarro. Sabato loro mangeranno gli strangozzi, la festa, rimanderanno un'altra giornata, noi dobbiamo vincere. Un sogno da bambino, sostiene Ravellino, nato sotto la montagna e ci guidi nel cammino. Sì, potete farcela, scrive Pietro Bizzarro. A me va bene anche che festeggiano perdendo 1-0, anche a noi farebbe piacere questo. C'è già un altro ospite collegato. Posso mandare un bacio a Laura D'Alessandro? Vai. C'è un altro ospite collegato, vogliamo andare prima con il servizio dedicato? Sì, facciamo un po' il punto per quanto riguarda le altre del girone dell'Avellino e la fa la migliore amica di Laura D'Alessandro. Festa rimandata per la Ternana che, pur vincendo in casa del Bisceglie per 2-1, è costretta a fare i conti con la matematica e con la vittoria dell'Avellino. Paghera e Swagger vanno a segno per la squadra di Lucarelli, Cecconi per i pugliesi. Ma c'è un'altra big nel girone C che torna a vincere al San Nicola nell'anticipo della 33esima di campionato. Bari Paganese 2-0, a segno per la squadra di Carrera, Bianco e Dursi. Sempre sabato è sempre una vittoria per il Catania, seconda di fila dopo quella casalinga con l'Avellino per la squadra di Baldini. I siciliani portano a casa i 3 punti grazie alla doppietta di Dell'Olio. Vibonese Teramo ribaltata dai padroni di casa. Abruzzesi in vantaggio con rigore a segno di Pinzauti, Plescia pareggia, Spina firma il 2-1 e complice l'autogol di Lasic la gara finisce 3-1. Viterbese Potenza 2-2, Laziale in vantaggio con Murillo, i Lucani rispondono con Romero e Salvemini, ma in pieno recupero Baschirotto va a segno, prima del triplice fischio e termina in pareggio. Anche Turis Catanzaro finisce pari, gare a rete inviolate fino ai minuti finali, quando Romano segna e Di Massimo risponde. Palermo Foggia invece rinviata, 13 positivi tra i pugliesi. Bari contro sorpasso sul Catanzaro, il Catanzaro aveva superato il Bari, adesso il Bari ha risuperato il Catanzaro, insomma botta e risposta tra queste due squadre che si contendono a questo punto il terzo posto e speriamo soltanto il quello. Terzo. Infatti sì, a proposito di Big io ne parlerei con un esperto ai lavori da Mediaset a DAZN passando per gianlucadimarzio.com, Claudio Giambene. Non sentiamo niente dalla regia.
Non lo sentiamo, non lo sentiamo. Non sentiamo Claudio. Già bene, ma non benissimo. No. Prova a togliere le cuffie, ci dicono Claudio dalla regia. Claudio, puoi provare a togliere le cuffie? Lo mimo? Ci sente, immagino che ci sente. No, no, niente. Niente, niente. Speriamo di trovare, di tornare tra un minuto allora. Sì, da riproviamo, lui. Riproviamo. E beh, allora chiediamo a Sonny chi teme di più tra Bari e Catanzaro a questo punto per il secondo posto. No, ma non temiamo nessuno, noi dobbiamo... No. È un po' come dobbiamo pensare, dobbiamo pensare a noi. Questa è l'unica cosa. La Ternana come la preparate? Te l'avevamo ancora chiesto. No, ma ancora... Oggi siamo andati al campo, ci siamo, diciamo, riposati noi che abbiamo giocato tutta la partita. Da domani inizieremo a preparare la partita. Vabbè, Cleo, tu chi temi di più tra Catanzaro e Bari? Noi stessi, direi, perché effettivamente ecco, incrociamo le dita, ma il vantaggio è notevole a 5 giorni dalla fine. Sì. E poi io sono convinto che al Bari ce le suoniamo. Soprattutto siamo arrivati alla fatidica data delle 5 giornate dal termine. Cioè, avete iniziato a guardare la classifica, perché mi sembra che disse cominciamo a guardarla quando mancano 5. Avete iniziato... Abbiamo iniziato a guardare la classifica. E la commentate insieme? Come funziona adesso? Abbiamo un grande vantaggio ora rispetto alla terza e alla quarta. Speriamo di tenerlo fino alla fine. Questo scontro diretto in casa col Bari è importante. Diciamo. Si deciderà tutto lì. È la partita chiave, sì. Tra l'altro, Cleo, dopo le sconfitte, di solito poi l'Avellino ha questo exploit, questa lunga striscia positiva. Era successo proprio all'andata con la Virtus Francavilla, se non sbaglio, e poi col Bari. E dopo queste sconfitte bruttine, e poi ha avuto sempre questi periodi ampiamente positivi, che a questo punto, facendo due calcoli, potrebbero anche comprendere i playoff. Ma io sono convinto di sì, sono convinto che l'Avellino fino a fine campionato non perderà colpi, non perderà colpi, anche nel, sono molto fiducioso anche nella partita a Terni, sono convinto che l'Avellino faccia un'ottima partita soprattutto, ma anche per dimostrare lì alla Ternana che l'Avellino non era da meno, come ha fatto tutti i giorni di ritorno. E poi dopo ci troveremo la soddisfazione di battere il Bari, ecco, e condannarlo al terzo posto. Diciamo 4 punti, ci mettiamo la firma, Cleo. Sì, vabbè, poi sì. Dopo, dicevo, poi dopo diventa proprio tutto in discesa. Abbiamo di nuovo Claudio e spero che ci senta questa volta. Io mi sento, ragazzi. Ci sentiamo fortissimo adesso, per fortuna. Perfetto. Parlavamo di Big, Claudio, quindi abbiamo scelto te che sei un grande estimatore e un grande cantore delle nostre squadre italiane. E a proposito di Big, Ternana Avellino, naturalmente sai benissimo, sai meglio di me che si parla della Ternana già in Serie B, quanto è possibile fare un'impresa, almeno in maniera circoscritta, la prossima partita per non farli festeggiare proprio contro l'Avellino? Ma guarda, io ricordo che quando giocavo molto spesso, quando c'era aria di festa, quelle erano le situazioni più rischiose e sinceramente credo che anche questa sia una situazione in cui l'Avellino va a Terni non avendo niente da perdere a questo punto, con la consapevolezza che già ieri, insomma, sul pullman per tornare verso Terni già si festeggiava, e credo che l'Avellino abbia tutti i mezzi per dare una prova di forza a se stessa e al campionato, e credo che sia più plausibile di quanto possa sembrare questa impresa. Poi questo magari ce lo deve dire anche Sonny D'Angelo, che so che aveva fatto una scommessa a casa di arrivare a 10 gol con la sua famiglia, non so se riuscirà magari a farsela pagare in quel caso, magari farà il 10° gol proprio a Terni e magari un gol che vale una vittoria. Claudio, ci ripeti la scommessa perché non abbiamo sentito bene, adesso invece ti sentiamo bene. Sì, no, dicevo che Sonny D'Angelo so che aveva fatto una scommessa a casa con la sua famiglia e so che suo padre aveva detto che sarebbe arrivato a 10 gol, lui diceva che non sarebbe arrivato a 7, adesso a 9 e chissà che magari non arrivi a 10 proprio a Terni. Adesso glielo chiediamo allora, l'avevi fatta questa sì, scommessa? Sì, l'ho fatta ma non la posso dire adesso, che scommessa è. Cioè la scommessa c'è, sì. Claudio, ma com'è possibile che tu sai tutte queste cose? Noi ce l'abbiamo qui a fianco e non ce l'ha detto.
io ho studiato, mi sono preparato su Sonny, che è un nome che ricorre sempre in tutti i mercati, perché poi ogni volta è un giocatore sempre molto cercato, immagino che lo sarà anche tra qualche mese, però credo che adesso abbia tutt'altro per la testa e credo che ovviamente l'Avellino abbia tutte le carte in regola per vincere a Terni, per consolidare comunque questo secondo posto, che è un grandissimo risultato, e che passerà, attenzione al telefono, passerà ovviamente anche da un risultato positivo contro il Bari, anche per riscattare quella che è stata poi la partita forse più negativa della stagione, in quei 40 minuti a Bari, diciamo sfortunati, dai. Ma volevo tornare sul fatto che Sonny è un nome molto gettonato nel mercato, ma se l'Avellino attraverso i playoff dovesse andare in Serie B, hai qualche altro nome che faresti restare nell'Avellino di B? Beh sì, a me piace tantissimo Tito, per esempio. Trovo che Tito sia un giocatore di grandissima classe, è un giocatore molto importante. L'anno scorso il Pescara si è salvato anche con 7 gol di Maniero. Ecco, ci fu un po' un caso sulla situazione del Pescara e Maniero, perché Maniero sosteneva che i 7 gol sarebbero valsi il rinnovo automatico. In realtà poi il 7° gol arrivò nei playout e la società, il suo il Pescara, non fece valere il rinnovo automatico in quel caso. Ecco, credo che per Maniero, che ieri è arrivato in doppia cifra, sto vedendo le immagini del suo gol e della sua esultanza, tra l'altro esultanza come Goku, molto, molto carina, sempre interessante, ecco, penso che l'energia di Maniero servirebbe ancora a tante squadre di B, anche allo stesso Pescara, che forse se ne è pentito, visto il risultato poi fatto quest'anno. Ma se l'Avellino dovesse andare in B, ci saresti tu a fare la telecronaca se non vai tu in A, ma ti ricordi qualche telecronaca? Che cosa hai detto nell'ultima telecronaca dell'Avellino? Ma io in realtà, guarda, telecronaca dell'Avellino, non, a parte che io faccio telecronaca e faccio il bordo campo, però l'ultima Perdonami. Volta che sono stato ad Avellino, in realtà io lo osservavo dall'alto, perché ricordo un Avellino Frosinone 0-2, Dionisi Paganini, era l'ultimo anno dell'Avellino in B nel 2018, e mi ricordo uno stadio comunque straordinario, ricordo una squadra che aveva il mio amico Leonardo Morosini che rientrava da un infortunio, una squadra comunque che era un po' lo specchio della gente di Avellino, una squadra che lottava sempre, e ricordo che invece quando lavoravo per Sky feci un servizio che è un po' doloroso, perché è l'ultima partita dell'Avellino a Frosinone, Roma-Avellino 1-1, un amichevole a luglio, col gol di Paghera a fine partita. Ecco, raccontai in un servizio l'ultima partita di quell'Avellino, però sono molto contento che l'Avellino oggi, con la gestione del presidente D'Agostino, abbia ritrovato l'entusiasmo, abbia ritrovato un'armonia particolare. Se posso dire una cosa, mi sembra che nella gestione della famiglia D'Agostino, noi spesso con Lorenzo Buconi abbiamo spesso contatti anche per GianlucaDiMarzi.com, e non so se l'avete visto, sabato sera c'è stato uno speciale fatto da lui con Gemon e con Giovanni D'Agostino, molto carino, sull'Avellino, e devo dire che c'è particolarmente un senso d'amore per questa squadra. Adesso sono tempi positivi, verranno anche tempi duri, però questo amore è una cosa che deve tenere presente la gente di Avellino. Grazie mille Claudio di essere stato con noi, e chissà se non ci rincontreremo proprio a bordo campo per parlare di Avellino in Serie B o in Serie A. Grazie, guarda, intanto. Per ora sono a DAZN, i diritti della B non sono ancora assegnati per l'anno prossimo, tutto è da vedere. Speriamo sicuramente, io spero che l'Avellino vada in B perché se lo merita. Grazie mille Claudio. Grazie a voi. Grazie a Claudio Giambene. Allora, ha parlato di gol, di esultanze, di promesse, quindi insomma, me la serve lì sul piatto d'argento. Bandolero è il tuo soprannome, lo sai? Sparo. Ecco, quindi la promessa qui, dopo che Maniero ci ha fatto Goku, te la senti? Sì. Poi promessa, caso, guarda la telecamera. Promesso. Promessa, ci fa il bandolero, quindi Sonny D'Angelo, speriamo col decimo che gol. Poi in caso di Serie B l'ha già detto cosa fa. No, ma non ci arriverà. In caso di Serie B canta.
caso di Serie B canto, il decimo gol sparo. Ecco, quindi abbiamo le due promesse, mai come stasera sono state così facili le promesse, di solito sono sempre un po' vaghi, non sanno cosa dire, quindi Sonny D'Angelo se l'era preparata secondo me. Bene, siamo in chiusura? Sì? Beh, silenzio assenso, siamo in chiusura, benissimo. Penso di sì. Allora cominciamo, sì. Cominciamo il giro dei ringraziamenti partendo da Cleo Murino, grazie Cleo. Ciao, grazie a te e voglio fare un auguro naturalmente a Sonny di dimostrare tutta la sua forza, come dicevo prima, portarci in Serie B e l'anno prossimo fare un campionato splendido in Serie B. Questo è l'augurio che vi faccio. Grazie mille. Bene, bene. Ma noi abbiamo chiesto perché è il cuore della maglia. Perché è il cuore? Cuore. Per mia mamma. Grazie a Sonny D'Angelo, mi raccomando sabato a Terni e poi col Bari, eh? Mi raccomando. Grazie a te voi. E tutta la squadra, ovviamente, porta queste raccomandazioni della famiglia di Prima TV. Grazie Leonardo D'Avenia. Grazie a Pellegrino Marciano, grazie ad Alessandra Vaccaro. Grazie a voi ragazzi. Ci vediamo lunedì noi con Contatto Sport e gli altri appuntamenti li ricorda Pellegrino. Sì, sì, gli altri appuntamenti, vabbè, insomma, sabato c'è Stadio Studio dal Libero Liberati di Terni, 14:30 per raccontarvi come sempre Ternana Avellino e poi tutto il resto lo trovate ovviamente sui nostri social. Buonanotte, ciao! Questo programma è offerto da